Finalmente arriva in aula la nostra prima proposta di legge a sostegno delle piccole e medie imprese. Stiamo andando a consegnare dei volantini ai negozianti di Roma per vedere cosa ne pensano sull'argomento. Voglio solo lasciare sto volantino, non vuole, voglio solo spiegare un attimo. A me non, io non c'entro proprio niente, quindi a me non lo spieghi proprio perché... Questo è contro le liberalizzazioni del governo Monti praticamente, perché in 18 mesi abbiamo perso, grazie a quelle leggi che ha fatto Monti, 101.000 negozietti come il suo, hanno chiuso, abbiamo perso 300.000 posti di lavoro. Allora, siccome vorremmo che la grande distribuzione organizzata prendesse meno soldi e i soldi venissero distribuiti ai piccoli esercizi come il suo, abbiamo presentato questa proposta di legge. E siccome non la vedrà mai in televisione o sui giornali, la stiamo portando noi negozio per negozio. Va bene. Se io vedo magari a qualche suo collega, sarei contento. Benissimo, arrivo. Senza meno, buonasera. Con l'apertura festiva domenicale indiscriminata. Perché tanto non va portato nuove vendite. Tu qua rimani aperta? No, la domenica non è. Voi no. Però i centri commerciali sì, e poi vi tolgono clienti che durante la settimana non vengono più a comprare perché vanno la domenica. Quindi noi vorremmo che loro anche loro chiudessero la domenica, in modo tale che non fanno una concorrenza sleale, che loro non hanno i posti di lavoro. Dagli una letta. Questa è una proposta di legge. Forse è la prima volta nella storia della Repubblica dei parlamentari portano al negoziante una proposta di legge che verrà discussa mercoledì. Noi vogliamo abbattere il muro della delinquenza. Buonasera. Noi siamo deputati della Repubblica. Dato che la televisione non parla di questo che noi facciamo, noi vi diciamo che è una proposta a sostegno dei piccoli esercizi commerciali, tra l'altro ci ha lavorato lui. Esatto, quindi è contro le aperture indiscriminate, festive, domenicali, tutti i mesi, tutte le settimane, tutte le occasioni. E quindi vogliamo un attimo regolamentare, ridare come era prima, in mano alle regioni la competenza, che gestiscano un po' meglio, almeno che ci provino. Se non ci prova nessuno, e ci vogliamo andare, ci stiamo provando. E con questa mentalità intanto iniziate a diffondere la voce. Ma magari proviamoci, le davamo due volantini, magari datele a due amici del... C'hanno gli interessi. Per esempio, le bombe non possiamo, le bombe siamo contro, siamo per il voto. La prossima volta la vola spacco, vinciamo noi. E abbiamo finito, ne abbiamo ancora tanti, comunque di dare volantini qua sull'Appia a vari negozi per avvisarli appunto della proposta di legge a sostegno del piccolo commercio. Chiediamo a tutti gli attivisti di fare la stessa cosa, cioè dobbiamo proprio diventare carbonari, andare in giro, dare volantini, impegnarci in questo modo. Dobbiamo farlo in tutta Italia perché dobbiamo dire stop alle liberalizzazioni selvagge che hanno ucciso 101.000 negozi, conseguentemente 300.000 posti di lavoro. Con questo non si risana la crisi, però è un primo passo, è la nostra prima proposta di legge in Parlamento. Prima proposta di legge sulle piccole e medie imprese, quindi passate parole.